Benvenuti o bentornati sul mio canale e oggi non sono da sola! Ciao ragazzi, ciao vittoriani del mio piccolo macabro cuore, nonché attore del mio firmamento hollywoodiano! Sempre più veloce, dai! Benvenuti su questi piccoli macabri scherzi di Sara! Ciao a tutti i nuovi arrivati, questa è la seconda parte del book tag preso dal blog Il Salotto del Gatto Libraio. È un book tag dalla A alla Z, le lettere erano troppe e quindi ce le siamo smezzate dalla A alla M sul canale di Arianna e adesso arriviamo fino alla Z. Sarà lunga, molto lunga ma non dolorosa. Io poi tra l'altro, come dicevo anche di là, ho proprio il vestitino a tema, la tavola Ouija. Ringraziamo tua zia per averci prestato casa. Grazie zia, la nostra sponsor di oggi, questa sua parete è bellissima, ho detto cioè perché non approfittarne. Ma prima di iniziare vi ricordo soltanto di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace, mettere magari un commentino, mettiamo nella descrizione tutte le domande così potete rispondere anche voi nei commenti. Ovviamente andate sul canale di Arianna e iscrivetevi al suo canale perché vi pubblica un bordello di roba tutta documentata proprio all'estremo. Lei fa delle vere lezioni, io proprio in confronto a lei non sono ma nulla. Sara smettila, non è vero che poi vengono sul canale per ricette vegane. Ma fai video di un'ora su l'epoca vittoriana, l'egittologia, sì. Tutte cose molto. Ma la pandemia aiutava. La pandemia aiutava perché stavamo a casa mo viviamo, quindi ho un po' rallentato i ritmi, quindi troverete qualcosa anche di cazzeggione. Se voi volete divertirvi a vedere la mia disastrosa esistenza, la mia disastrosa vita, in cui parliamo anche di libri e cose fighe, io insomma vi do il benvenuto a tutti quanti. E soprattutto sul suo canale c'è anche un altro video che abbiamo fatto insieme qualche tempo fa su San Giovanni e la notte delle streghe. Ecco, quella è la tipologia di video che troverete sul mio canale YouTube, di cui Sara peraltro si è proposta di aiutarci col montaggio, quindi ecco perché ci conosciamo, perché sei stata meravigliosa a rispondere al mio appello di aiuto in una sera in cui era in paranoia per colpa del montaggio fino a notte fonda, infatti là io ho realizzato che forse non riuscivo a sfornare video fatti bene con tutta quella costanza, perché regà, e studia, leggi, scrivi, monta, fai, ero arrivata di data, dopo non voglio più sentire in colpa, io ho deciso di non voglio più sentire in colpa. Appioppo tutto a lei, è tutta colpa mia se non pubblica. Bene. Allora, iniziamo. Lettera N, non vorrei mai leggere. Allora, siamo sul mio canale, quindi posso fare quello che voglio. E andiamo di politica, perché io non ho mai intenzione di leggere un libro di Salvini. No? Neanche per curiosità. Cioè, per carità di Dio, ma neanche io, cioè, potevi dirlo anche sul mio canale. Cioè, io ce n'ho un poster suo sotto casa che sono rimasta con Cooper così. Scusa parentesi, se non mi via male. Io, la mia risposta puoi leggerla tu? Boh! Cioè, no, nel senso non mi è venuta in mente una risposta, perché, a parte di politica, chi se ne frega, non ci capisco manco una mazza di politica, quindi figuriamoci, non riesco a dirti che cosa non leggere, forse non mi direi indietro neanche davanti a un Harmony. Nel senso, ma io sì, ho curiosità, ma infatti a me è venuto in mente solo Salvini. Per il resto potrei leggere. Sì, io. Forse non quelli che negano l'olocausto. Non mi interessa proprio che cosa pensano. Sì. Quasi. Non riesco a darvi una risposta neanche io a riguardo. Nel senso, non direi mai. Non, perché magari. Oh, va per video, io mi sono ritrovata. Cocci? No, vabbè, scusate, era soltanto per dire. Non sto zitta, non okay. Mi hanno zittita. Once More, ovvero il libro che leggi e rileggi. Allora, io le spiegavo prima di mettere il rec, quindi la devi risubire un'altra volta sta risposta. Io è da relativamente poco che ho iniziato a rileggere. Ed è stato grazie al Signore degli Anelli a gennaio. Mi sono fatta sta lettura da gennaio a marzo meravigliosa, perché io sono una che non rileggeva, pensava che fosse tempo perso. Infatti sto anticipando la risposta di Saretta, nel senso che dicono c'ho talmente tanti libri da leggere, ma che mi metto a rileggere i libri che ho già letto? È stato bellissimo, è stato talmente bello rileggere Tolkien, è stato talmente fantastico rileggere Il Signore degli Anelli dopo che l'avevo letto a 16 anni, che ho detto ma sono cioè alla fine la lettura deve essere un piacere. Se c'hai il piacere di rileggere un'opera, non è perdere tempo, è prendere tempo con te stesso. Effettivamente ha ragione. Io invece sono una di quelle che non rilegge mai, perché
già leggendo piano, già avendo un miliardo di libri, già sentendomi in colpa di non finire quelli che ho sul comodino, dico vabbè, non rileggo, vado sempre avanti. Però c'è un libro che ho riletto, perché quando facevo da babysitter, per invogliare anche i ragazzini ad andare a letto, gli leggevo dei libri. E un libro che ho letto alla fine 3 volte, perché ogni ragazzino lo rileggevamo, è La fabbrica di cioccolato di Roald Dahl. Trovate come al solito il mio video su Roald Dahl nelle info. Bellissimo, perché comunque è un libro che si legge con una facilità estrema, e anche scorrevole, ci vogliono un paio di giorni per leggerlo. Però era divertente vederli anche andiamo a letto, c'erano dei bambini che volevano andare a letto alle 6, non avevano neanche cenato, così leggiamo di più. Fantastico, stupendo, stupendo. Il potere della lettura. Forse che Roald Dahl è stata la mia scoperta del 2020, col fatto che ho uscito Le streghe. Mi sono finalmente letta Le streghe di Roald Dahl. Spaventoso da morire. Vedi perché io non l'ho letto. Io l'ho letto da adulta. Ecco, questo per i prossimi book tag che saranno il rimpianto di non aver letto il libro forse all'età giusta, c'è Le streghe di Roald Dahl. Io l'ho detto nell'altro video, che a me invece la prima volta lo lesse mamma, La fabbrica di cioccolato, per addormentarci, perché mamma ci leggeva i libri, ci ha letto questo, poi Danny il campione del mondo, sempre di Roald Dahl, oppure ci lesse lei i primi 2 libri di Harry Potter, ma prima ancora che pensassero di fare il film, il primo libro di Harry Potter ce l'ha letto mamma. Sì, infatti è anche per quello che probabilmente ho un ottimo rapporto con la lettura, nonostante tutte le mie difficoltà di apprendimento. Senti, ma quindi tu hai fatto un video su Roald Dahl? Sì. Lo trovate linkato? Sempre nelle info e giù in descrizione. Su Roald Dahl c'è cioè la biografia della Odoia. Scusate, io lo spaccio, ovunque vado lo spaccio. Ma Boy o... perché c'è quella è un'autobiografia che l'ha scritta proprio lui. No, si chiama Boy. Penso la biografia di Roald Dahl, a cura della Odoia, perché sono un po' controverso come autore, sì, Roald Dahl. Io ho letto, e lo trovate linkato anche nel video di Roald Dahl, un articolo stupendo della figlia che racconta come sono cresciuti. Oddio. Che il padre faceva tutti, gli raccontava le fiabe, le cose nel giardino, si era inventato che c'era il GGG veramente in giardino. Dai, che bello. E la casetta sull'albero in cui c'erano tutti gli animaletti, una cosa stupenda. Bello, ma ci piace. Ma veramente commossa. Bene, bene, poi recuperate anche il video, mi raccomando, sto spacciando i video sul tuo canale. Lettera P, Perla nascosta, un libro che non ti aspettavi fosse bello. Ho scelto 3 libri per 2 ragioni opposte. Ho letto La vedova Van Gogh e Miniaturista, perché li ho comprati visto che hanno delle copertine e non penso che ci sia una copertina più bella della vedova Van Gogh, e non avevo neanche tutte queste aspettative perché dicevo vabbè, l'ho comprato per la copertina. Invece li ho adorati. Motivo inverso invece per Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte, che tutti mi dicevano di leggerlo, ma la mia edizione è oscena, ragazzi, è bruttissimo, è brutta brutta brutta. Quindi l'ho letto così, ho detto vabbè, chissà che ci sarà di tanto bello, lo devo leggere, forse. Invece l'ho adorato. Quella è la storia di un ragazzo autistico che un giorno scopre che il cane dei vicini di casa è stato ucciso, e quindi da quel momento lui, con il problema dell'autismo che ha questa cosa ossessiva, cercherà in tutti i modi di scoprire chi è che ha ucciso questo cagnolino a cui lui era veramente tanto legato. Ora faccio piangere Arianna. Però il libro è stupendo. Quindi, stupendo. Cioè, c'è davvero un cane ucciso? Sì. Non è solo un modo di titolo di quelli... No. Ho scelto un titolo di cui non parlo mai perché l'ho letto in gioventù, ragazzi, cioè 15 anni, tipo 16 anni. Ed è Un amore di Dino Buzzati. Perché io rispondo con questo titolo? Perché quando ho letto la domanda, la sensazione che mi ha dato è, sai, iniziare un libro che c'hai, non ce l'hai, magari l'hai comprato per qualche motivo, lo leggi e scopri che è bellissimo. Mm-mm. Con Un amore di Dino Buzzati, secondo me, anche per il periodo in cui l'ho letto, per tante cose che mi ha dato, che mi ha comunicato in quel momento, io sono rimasta talmente folgorata che ancora adesso non ricordo tanto della trama, ma ricordo le sensazioni con le quali l'ho letto. Sì. Sembrava parlare a me, è stato bellissimo. Quindi in genere quando mi chiedono, no, questo tipo, quale tipo di libro ti aspettavi, io ero partita con 0 aspettative, tipo sì, ok, Dino Buzzati magari va a letto perché cioè è un autore che si dovrebbe conoscere, quindi lo leggi un po' così, invece è folgorata. Lettera Q, questioni irrisolte, libri mai finiti. Vuoi rispondere? C'è la domanda, c'è la risposta a peso. Allora, cioè se la sono presa con me sotto al video di Calvino, che vi lascio in descrizione come al solito, e Le città invisibili e Il barone rampante.
Mountain, sono dei libri che tutti amano. Le città invisibili un po' meno, ho scoperto che in tanti l'hanno lasciato, perché nonostante sia davvero breve, ogni città è descritta pochissimo, cioè magari ogni racconto è una pagina, solo a mezza pagina. Io non riesco a leggere un libro di sole descrizioni, perché se non c'è la storia non lo visualizzo. Del barone rampante, questo ragazzino sull'alberi non te sconfiffera, ci sta, no, Della trilogia degli antenati, gli altri due li ho adorati. Il visconte dimezzato è figo, è una cosa pazzesca, il cavaliere inesistente pure, io li adoro, però il barone rampante non ci sta. O io rispondo col mio classicone, l'avremmo detto anche nell'altro book tag, ma non mi ricordo, però è sempre quello, è proprio, ragazzi, io li chiamo i fallimenti del lettore, tutti ce l'avevo. Io sono ancora sul gruppone, sto Il grande mare dei Sargassi, sto prequel, diciamo, questo romanzo che parla della storia della prima moglie di Mr. Rochester, di Jane Eyre. Essendo una grande amante di Jane Eyre, non riesco mai ad andare oltre il terzo capitolo. L'ho preso 3 volte in biblioteca, l'ho spiegato forse nell'altro book tag. Io non riesco, prima o poi ci faccio pace e dico: senti, Mare dei Sargassi, vieni un po' qua. Che dovevamo fare? Poi, tra l'altro, è una Delfi di quelli piccoli. No, cioè, manco a di, capito? Cioè, manco a di che. Ma guarda, che i piccoli sono infami, perché li sottovaluti. E dici, e poi non riesci a finire. No, io ho avuto dei complessi su, ho uno di questi libricini su Sciascia. Eppure Sciascia non è che ti scrive romanzoni. No, io il Candido di Sciascia l'ho letto proprio a fatica. Ero costretta a scuola a fatica, proprio. Perché io pure con un altro di Sciascia, che non è Il giorno della civetta, è La strega e il capitano. Ho fatto fatica, ma poi si è rivelato essere fantastico. Ora, la prima volta che l'ho approcciato, vedi, coglino, dici, che se fa mola con un pomeriggio. L'avessi mai detto. Quindi, insomma, mai sottovalutare i libricini, perché sono quelli che proprio te fregano. Lettera R, rimpianti letterari, libri venduti o persi. Io non vendo e non ho perso i libri, quindi lascio. Allora, sì, è come, porca miseria, io sì, vendo libri, e proprio ultimamente, solo che non mi regalo, mi viene il titolo. Io sono anni che faccio merce scambi dei miei libri al mercatino della memoria di Latina, quindi non potete capire che ricircolo c'è stato dei miei libri nella libreria, alcuni venduti, scambiati e quant'altro. Sono sicura, mi ha fatto schifo da ragazzetta, in uno dei miei decluttering matti lo sono andata a vendere, l'ho dato via, e mo che faccio YouTube, che studio, che mi servono i saggi, i romanzi per fare collegamenti, sono sicura che sto maledettissimo libro, quando mi serviva, l'ho venduto, sono una co***a, no, l'ho regalato, sono... È per questo che non vendo né scambio i libri. No. Li metterò ovunque, arriverò a trovare delle soffitte apposta, affittare luoghi per mettere i libri, ma... Tessara! Io invece, come dicevo, arricondo, nel senso che non sento il bisogno di avere tutti i libri che ho letto in casa. Invece io, quando ho scoperto che nel metodo Marie Kondo c'era questa cosa di eliminare i libri, ho detto ok, non posso. Vabbè, ma lei è scema. Ma saremo liberi di accumulare. Cavolo, scherzi a parte. No, nel senso che ognuno ovviamente la vive liberamente, purché non ci sia il giudizio dall'altra parte. Nel senso, se una persona mi viene a dire che sta bene nel suo spazio minimalista, certo. Io ci credo. Serie iniziate e mai finite. Cuore d'inchiostro. Ho letto il primo, mi è piaciuto così tanto, li ho comprati tutti e tre. Non ho mai sentito l'esigenza di andare avanti. Mi sono voluta serbare il ricordo del primo. Allora, come abbiamo accennato prima, non mi ricordo se sui suoi canali o l'altro, io non ho finito Harry Potter, ma per problemi miei, perché mi ha ammazzato Sirius, quindi per me è morta lei. E poi ha fatto anche peggio, però lo sappiamo tutti. E un'altra saga, che poi tra l'altro non viene mai discussa, è quella di Miss Peregrine. Credo che ci siano un sacco di libri a questo punto. Io ne ho letti 4. Non è che mi siano proprio piaciuti i libri. È spettacolare il film di Tim Burton. Spettacolare, una cosa meravigliosa. E nel film di Tim Burton la ragazza che sta col protagonista è quella dell'aria. E la cosa più bella di quel film è la scena della nave sotto il mare. Nel libro col protagonista ci sta la ragazza di fuoco. E non c'è niente di tutto quello che c'è nel libro. Del bello del film, no? Zero. E quindi sono rimasta proprio male. Ma ho continuato da leggere, che ho detto vabbè, ma particolare. Poi l'ultimo che ho letto è ambientato in America negli anni 50, epoca e luogo che non mi interessano, e da quel momento ho detto vabbè, basta. Se volete fare una risata, io mi spero che l'ho venduto.
Hai aspettato proprio. Mentre parlavi mi sono ricordato. Mi sono ricordato pure a chi l'ho venduto. Lo saluto, Mario. Scusa, ho dato il bidone, no? No, ecco, quello è uno dei libri che ho venduto perché ho ragionato esattamente così. Non penso che lo leggerò mai. L'ho trovato al mercatino a 2 euro. Me lo so preso. Costa un'infinità perché ci sono le foto dentro. 2 euro. Una cosa c'ha del bello, oltre alla sottoscritta con Cooper, il mio terrazzino, perché ho visto il video di prima. Ed è il mercatino della memoria. Mi spero che ne l'ho trovato a 2 euro e l'ho ammucchiato. E poi ho detto: tanto non lo leggerò mai. C'è il film con Eva Green, tanto mi conosco, vedrò il film che poi mi sono pure addormentata. Quindi non mai più. E lo devo rivedere. Perché sembrava al cinema, bello. No, ma no, infatti i miei amici, compreso Drake sul divano, questo sono visto tutto, ho detto: sei una coglionazza, ti sei persa un gran bel film. Io in caffè. Ero stanca, raga. Io non riesco a vedere più di tanto la sera. Io la sera se non sto a letto alle 11, sa. Un po' così. Lettera T. Tra i tuoi antagonisti preferiti c'è. Quello che mi è venuto in mente più di tutti è uno che la Disney, forse l'unico che la Disney non è riuscita a tracciare bene, che è Frollo di Notre Dame de Paris. Per chi ha visto i miei lunedì, io ormai l'ho presa come una crociata. Frollo salva la vita a Quasimodo. La gente lo vuole fare a pezzi perché è brutto e lui lo salva. Nel cartone Frollo ammazza la famiglia di Quasimodo, lo sta buttando nel pozzo. Ma non esiste! Ma perché? Nel libro di Notre Dame de Paris, la figura di Frollo ha tutta una vita che fa, cioè tutto un motivo per cui diventa poi quello che è, e in parte anche una sua ragione d'essere, una ragione per cui fa quello che fa. Nel cartone della Disney l'hanno reso proprio il cattivo, quello che non ti piace perché è talmente cattivo senza senso che non è neanche affascinante come altri cattivi della Disney che sono fenomenali. Assolutamente. Madonna, mi hai aperto una parentesi, io amo Frollo. Siamo d'accordo su questa cosa. Sì, infatti siamo unite dalla passione per il personaggio di Frollo, come quella rotondità che gli ha dato Victor Hugo, sì. Ecco, perché sì, insomma sì, sì. Un cattivo non cattivo, cioè in realtà cattivo proprio. Cattivo diventa più che altro anche. Sì, no, vabbè, fan club Frollo. Una dei secondo me dei cattivi migliori mai scritti o di cui io abbia letto e che ne serbo memoria è l'antagonista, senza che vada avanti a spoilerare troppo, della saga del Dardo e la Rosa, la prescelta e l'erede, che tra l'altro, come ho detto qua, il tatuaggio che io ho qua è proprio ispirato a quella saga lì, perché c'è, a parte che è una saga bellissima, il Dardo e la Rosa. Voi prendete questa Europa che è narrata in chiave fantasy fantastica, con dei riferimenti storici, quindi loro vengono a Roma ed è una Roma in chiave fantasy. Parigi, la Francia è Terre d'Ange, Alba è l'Inghilterra, vanno anche in Russia nella seconda trilogia, insomma è una saga bellissima. E poi è il simbolo proprio ama a tuo piacimento, perché lì non ci sono limiti, uomini, donne, donne con donne, cioè proprio il sesso libero, la libertà sessuale che c'è in questa saga è bellissima. Io la descriverò sempre con la grande passione con la quale l'ho letta nei miei primi anni universitari, e c'è l'antagonista che è di una bellezza, ma è narrata con una delicatezza ma anche con una cattiveria, ma in realtà c'è quest'amore, questo rapporto di amore ed odio. Un antagonista scritta così bene l'ho ritrovata difficilmente, veramente, cioè datemi retta, provate col Dar della Rosa, almeno il primo romanzo, poi mi dite, c'è sta pure il protagonista biondo che a me mi faceva così tanto sangue da pischella, sono sempre stata per i biondi, tra l'Egola. Dunque, un appuntamento con... Non mi è venuto in mente niente, perché ce ne sono tanti, però non riesco a immaginare di avere un appuntamento e parlare con un scrittore, un personaggio. Io la risposta ce l'ho. Fammi un bello zoom. Ancora di più. Edmond Dantès. Non voglio essere volgare sul tuo canale, puoi tagliare, però gliela darei proprio su un vassoio d'argento così. Portami sull'isola, rotoliamoci nell'oro. Che poi in realtà è impressionante. Tu l'hai letto? In realtà, ma non è che sia poi tutto questo positivo, una certa è accecato e tu dici vabbè, Edmond andavo anche meno. Un romanzo sulla vendetta proprio, ma de panza, mamma mia, ma de panza, quanto mi, mamma mia, quanto mi è uno dei classici proprio di quelli, mamma mia. Guarda, chiudiamo qui, se no dura le ore, però io Edmond Dantès veramente un appuntamento con lui, ma giusto così per sfizio. Lettera V. Vorrei non aver letto 3 libri che sono stata costretta a scuola a leggere, e non è una cosa
cosa necessaria e sufficiente perché mi venisse a noia un libro. Non lo è, perché ci sono dei libri che ho letto a scuola che ho amato. I tre, proprio, i magici tre, se non conto i Promessi Sposi, che odio a morte, sono La coscienza di Zeno, Madame Bovary e Il piacere di D'Annunzio. D'Annunzio perché proprio lo detesto in toto, cioè non riesco a sopportarlo, ma quello che fa il protagonista, la ragazza, è veramente aberrante. Madame Bovary perché non è buona a niente, né come madre, né come donna, né come amante, né come moglie, niente, cioè lei è solo molto annoiata. E La coscienza di Zeno, io non fumo, quindi non la riesco a capire, un libro incentrato per metà su lui che dice no, l'ultima sigaretta, no. Top, l'ultima mi è molto piaciuta, le recensioni lapidarie di Sara, top, dopo la rubrica. Io sono talmente selettiva nelle letture che faccio che raramente sbaglio. Ci ho provato a dare la fiducia a determinati generi, a determinati libri, te la racconto in breve. Io avevo un blog su Blogspot, i primi anni in cui si parlava, si facevano tanti giveaway di queste nuove uscite tra romance, urban fantasy, un sacco di roba anche interessante volendo, e io ho provato a leggerli tutti, non me ne è piaciuto neanche uno. Infatti io, per rimanere aggiornata sui fantasy odierni, seguo Miss Fiction, che lei mi tiene aggiornatissima perché lei invece è tutta preparatissima sul genere. Io devo seguire lei perché è proprio un tipo di genere che non mi piace. Come si collega al vorrei non aver letto? Nel senso che ho provato magari a leggere la Lauren K. Hamilton, mi ricordo, ste letture peraltro per Darkettone, che io dicevo, ma che è? Non fa per me. Ecco, magari ecco il genere dei vampiri moderni, tutta questa cosa di faccio molta fatica, quindi non ti riesco a dire vorrei non aver letto, perché ecco, sai cosa? Non mi ricordo minimamente il titolo, però io lessi Chocolat di Johan Harris, bellissimo, anche se non c'entra quasi nulla col film, perché effettivamente loro sono delle vere streghe, no? Fomentata dalla Harris, a parte che ho comprato tutti gli altri libri di Chocolat perché ce ne sono altri, ci sono due seguiti, ma lessi un libro suo, fantasy, su elfi e cose, che non è proprio il mio genere, è la solita tigna, l'ho letto tutto, 600 pagine. Chocolat mi piacque tanto pure a me quando lo lessi, ignoravo però gli altri libri. Continuo a preferire il film perché c'è Johnny Depp. A me piace Juliette Binoche, cioè per lei. Beh, anche lei piace, è meravigliosa. Mi piace tantissimo. Però Johnny Depp. Vabbè, Johnny Depp è tanta roba pure lui. Che gli vuoi di? Gli vuoi di niente. Lettera Z, Gianna avvelenata, quel finale che proprio non volevi. Posso dirlo? Anche se ci sono i bambini a casa. Regà, Notre Dame de Paris. C'è una parte di me, piccola, sta qui, è piccolina, che spererà sempre di vedere Smeralda cedere a Frodo. Alla diventare mia. Perché proprio non mi va giù come finisce, è terribile, è un finale terribile, no. Ma il bello probabilmente è proprio quel finale tragico, sì. è proprio quello. Però l'ha messo così a lungo che dici ti prego, e l'ha dilungato così tanto e dici ti prego, no. Trovate sempre il video dell'LL lunedì in cui vi parlo di tutto il finale di Notre Dame de Paris, perché proprio per darvi l'idea della differenza tra il film e il libro, che sono due cose completamente opposte, grazie al cielo, perché bambini altro che traumi. Oh, madonna. Mamma mia! Papà che... la capretta è l'unica cosa che Disney non si è inventata, perché c'è anche nel romanzo, già, l'unica cosa che si serva. Quindi, chiusa parentesi su questo, no, però, cioè, io ad esempio non ho trovato, io non taglierei nulla in Notre Dame, a partita, quindi penso che tu, secondo te, per te della cattedrale, delle descrizioni, volevi morire. Sì. Le prime pagine, l'ho detto anche nella lunedì, erano fighissime, perché me le sono immaginata tipo dei Sims con tutta Parigi che viene fuori. Quello era, però è buono. Troppo lungo. Il mio finale invece, che è stato dolorosissimo, ero anche piccola, mi sembra avessi forse 11 anni, Stefano Benni, Margherita Dolcevita, leggi il finale e dici ma perché? Non c'è di niente, che io non ho ancora letto. È dolorosissimo. Certo, se mi dici così c'ho tanta voglia. È l'unico che dico a tutti di non leggere, anche se continuiamo a citarlo con mia madre per il polpettone e le cose, però è stato un dolore troppo forte. Abbiamo finito, siamo arrivati alla lettera Z, è stata una maratona. Ricordo di vedere sempre il primo video sul canale di Arianna e altri video sul canale di Arianna che abbiamo fatto insieme, e penso che metteremo prima questo e dopo ce ne sarà uno che è una vera chicca, ragazzi.
È proprio un tema per questo canale stupendo di Sara, quindi non vediamo l'ora di girarlo. Detto ciò, non mi rimane che ricordarvi che vi dovete iscrivere al canale mio, suo, lasciare un mi piace, un commento, vi va di rispondere alle domande che vi metterò anche nella descrizione. Ringraziamo come al solito il blog Salotto del Gatto Libraio. Ciao e... Gatto Libraio, è stato molto carino questo tag. E non ci rimane che augurarvi buona lettura.